Ciao amici di Pomodoro in Basilico, benvenuti, anzi bentornati per la seconda parte di questa ricetta preparata in diretta di Cuciniamo Assieme a Pomodoro in Basilico. Bene, dopo circa una ventina di minuti, nei quali nel frattempo ho girato, diciamo, le polpette a metà circa della cottura per far sì che cuocessero bene da entrambi i lati, ora vi faccio vedere il risultato. State lì. Arrivo. Eccomi qua. Queste sono le mie crocchette di melanzane, anzi, bene, ecco qua, ho abbassato un po' l'inquadratura così non devo stare in punta di piedi. Allora, ecco qua, come vedete sono belle dorate, ovviamente il rosso è dato anche dalla paprika che ho utilizzato e dal concentrato di pomodoro, però hanno questo aspetto molto colorato e soprattutto sono venute belle morbide, vedete? Adesso rischio di scottarmi perché ovviamente sono appena state tirate fuori dal forno, però come al solito vorrei farvi vedere. Allora, innanzitutto voglio farvi vedere, vediamo se riesco a prenderne una, quello che vi dicevo prima dei pezzetti di melanzane, di lasciarli interi perché si intravedono nell'impasto. Bene, vedo che vi state riconnettendo tutte quante. Allora, adesso vorrei provare ad aprirne una senza ustionarmi, cercando di non ustionarmi più che altro, per farvi vedere appunto l'interno. Se le volete più... Giusy, hai ragione. Allora, se le volete più croccanti, non fate altro che prolungare i tempi di cottura. Ecco, vedete l'interno, sono comunque molto morbide. Ovviamente, una volta che poi si raffredderanno, diciamo che l'impasto si addenserà ulteriormente. Allora, ne provo un pezzettino così, piccolino, per evitare di scottarmi. Sono veramente molto buone, ma anche leggere. Perché appunto con solamente, diciamo, due ingredienti al loro interno, ecco, vedete, avete qua una polpetta veramente saporitissima e anche sana, perché effettivamente la cottura in forno ci assicura appunto questo risultato, questa leggerezza che solo la cottura in forno può dare. Agata, ciao, non ti preoccupare, come vedi ho già preparato ho già pubblicato sulla pagina la prima parte, questa qua è la seconda parte, e troverai la ricetta nella bacheca dell'evento oppure nell'album di foto aperitivo e apericena. Vi consiglio di provare a realizzare queste crocchette per il vostro pranzo di Pasqua o di Pasquetta, come aperitivo, come finger food, sono veramente molto speziose, le potete preparare anche il giorno prima e riscaldare al momento anche in padella volendo, si possono riscaldare con un filo d'olio e sono subito pronte da portare in tavola, di modo che da tenere a bada i vostri ospiti nel frattempo che preparate il resto, magari scaldate il primo piatto che avete preparato. Bene, allora io con le mie crocchette vi ringrazio per avermi seguita, mi raccomando, condividete il video e la pagina se vi è piaciuta questa ricetta, mettete il vostro like al video, condividetelo per farmi conoscere ancora di più tra i vostri conoscenti, i vostri contatti, e ovviamente vi auguro una buona Pasqua, ci rivediamo prossimamente perché, come vi dicevo nella prima parte, mi prendo un pochino di pausa, un pochino di vacanza, e niente, con queste, mangiando queste fantastiche crocchette di melanzana, vi auguro una buona serata e vi ringrazio ancora per avermi seguita. Ciao ciao!